Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo video di acquisti creativi e come sempre vi metterò tanti piccoli pezzettini di video. Man mano che mi arriveranno le cose ve le mostrerò. Penso che vedrete le mie unghie di vari colori. Quindi iniziamo subito con gli acquisti che ho fatto ai miei cinesini sempre di fiducia. E ogni tanto vado ai cinesi quelli più grandi e quindi acquisto più cose carine. Quindi partiamo subito con la cosa che di più stavo desiderando, e cioè gli squishy. Finalmente li ho comprati, sì, ebbene sì, perché è arrivato in questo mio cinese, sono arrivati degli squishy fantastici, quindi finalmente li ho presi. E stiamo parlando di questo, guardate quanto è carino. No vabbè, io lo adoro. Praticamente è slow rising in una maniera impressionante, guardate, dello squishy panda, molto molto carino e molto bello. E poi ho preso quest'altro qui, che è una piccola tortina, e anche questo è molto slow rising, di meno rispetto a questo, però comunque è sempre molto divertente. E questo è una calamita, invece questo è un portachiave. L'unica cosa è che praticamente si sta già rompendo. Guardate, sta già venendo via di qua, e tipo l'ho squisciato pochissime volte, guardate che è già rotto. E quindi diciamo che questo è più da tenere tipo fermo da qualche parte e non squisciarlo molto, perché altrimenti si rovina sempre. Quindi penso che andrò sempre a prendere questi così. Bellissimo, bellissimo. Ok, basta. Poi, sempre dal mio cinese, ho preso la colla, che mi serve appunto per le decorazioni, insomma, sempre mi serve già, e si sta già rompendo, vabbè, i dettagli, tanto non mi serve con la carta. Poi ho preso sempre la ricarica della colla a caldo, questa, e ho preso anche questa colorata, e voglio vedere se questa dimensione va bene con la pistola della colla a caldo che ho preso dalla Lidl. Ho comprato delle altre cosine dai cinesi. E in particolare ho comprato questa cassettiera piccolina qui, che l'ho pagata solo 2,20 euro se non mi sbaglio, e ha i tre cassettini così, e la trovo molto utile perché veramente non ho più spazio per mettere le cose. Almeno queste, almeno qui dentro riesco a sistemarle, e ne ho di diverso tipo, di diversa grandezza. Appena ne trovo in offerta le prendo subito. E questa è anche molto carina perché parla della primavera. Poi, sempre dal cinesino, ho comprato questi carinissimi washi tape, che me ne sono innamorata appena li ho visti. E sono questi qua con le emoji e con il faccino che appunto manda il bacino. Questo con i cuoricini, molto carini. E questo con le faccine normali e così che sorridono. Ed erano nella confezione da 3, così. Mi sembra che stavano tipo 1,50 euro. Potrei sbagliare. Poi, per quanto riguarda sempre la cancelleria, ho preso lo scotch di adesivo che già sto utilizzando, quindi lo vedete già aperto per questo motivo. Ed erano stavano nelle confezioni singole, e mi sembra che questi costavano 90 centesimi. Poi ho preso sempre di cancelleria questo correttore, che mi serve per quando appunto decoro l'agenda e magari ho qualche problemino nella decorazione. E poi dai cinesi sempre ho trovato queste qui, che sono quelle linguette, diciamo, a bassa lingua, però molto più piccoline di quelle che utilizzo di solito. E queste sono anche colorate, e quindi mi piacevano abbastanza. Un'altra cosa che ho trovato finalmente dai cinesi è il, non so come si chiama, io la chiamo fresa, ed è quella per le unghie, per appunto la per limare le unghie, con questa qui che gira una volta che io metto le pile. E questa mi serve per limare le creazioni in resina, perché veramente, cioè, non so come fare più con la lima, ci metto 10 ore, e quindi almeno con questa dovrei riuscire in breve tempo. Da AliExpress mi sono arrivati gli altri due pennarelli che stavo aspettando per il brush lettering. Per chi non si è visto l'altro video degli acquisti, avevo già comprato queste due. Allora ve li mostro aperti, così ve li faccio vedere direttamente. Allora, io avevo acquistato queste due punte inizialmente, che sono quelle, diciamo, quella più sottile proprio e quella più grande. Adesso ho comprato quelle intermedie, quindi diciamo che vanno tipo così, una grandezza. Ecco, adesso ci siamo. E quindi adesso diciamo che ho tutto il set completo per il brush lettering.
mi manca solo il tempo, insomma, per scrivere, perché non ne sto avendo ultimamente. Sono stata alla Lidl per le offerte che partivano da ieri, che era lunedì 20 di marzo, e ho preso alcune cose, anche se speravo di trovarne delle altre, però non le ho trovate. Non so se si sono già finite o se nella mia Lidl non sono proprio arrivate. Secondo me non sono proprio arrivate, perché la taglierina che volevo non c'era proprio. Invece le penne che servivano per il brush lettering, praticamente la reparto delle penne era già completamente vuoto, quindi va bene. Mi sa che siete parecchie cartopazze della mia zona. Va bene. Comunque, ho trovato, nella disperazione poi più totale, che non avevo trovato niente, e ho trovato solamente le penne, queste qua, e le ho pagate 2,99€, se non sbaglio. Sì, 2,99€. E sono le penne glitter, che pennarelli glitter, e hanno la punta appunto di da 1 a 3 mm. E non so se volete vedere, la punta è questa qui. Allora, eccoli, li ho fatti tutti. Quindi questo era il rosso, tutto brillantato. Poi abbiamo il blu, il giallo lo vedo un po' meno, però comunque vi assicuro che è abbastanza brillantato. Il viola e il verde, anche se in fotocamera sembra un verde Tiffany, ma vi assicuro che è un verde scuro. E poi pensavo che insomma avessi finito di comprare, invece sono arrivata vicino alla cassa e c'erano gli washi tape che stavo cercando, e quindi ho preso questi tre. Questi tre stanno 1,29€, e sono questi che sono proprio di Pasqua, e quindi allora sono questi con i coniglietti, poi questi con i pulcini e questi con i pallini tutti colorati. Poi ho preso questi altri che sono con i fiori e sono meravigliosi, sempre 1,29€. Questi qua con questi colori stupendi, questi con questa specie di gabbietta, e poi questi colori qui, questi fiori e quest'altro fatto così. E poi in ultimo ho preso questi, sempre a tema primavera, e sono molto colorati, questo qui, questo e quest'altro. E c'erano, vabbè, anche tutti quanti gli altri che ci sono di solito, che io ho comprato nella confezione quella grande l'anno scorso, che erano quelli con i pallini, con le righe, c'erano anche quelli di nuovo a tre, anche perché la marca è sempre Crelando, quindi sempre quelli sono come decorazione. E poi in ultimo, che non è creativo, però comunque ve lo volevo mostrare lo stesso, è la crema giorno della Sienne, vabbè, un po' non mi interessa, però penso che sia buona, la proverò. E questa l'ho pagata a 2,79€, e la cercavo da un po', e questa è protettiva, sia idratante, perché ho la pelle secchissima, specialmente l'inverno, e questa è di te, vabbè, la compro a marzo, sì, che te frega dell'inverno in effetti, però vabbè, l'ho trovata adesso e l'ho presa, così la provo, magari l'inverno prossimo la prendo quando mi serve. Poi dai cinesi mi è arrivato un pacchetto, e ho le cover, sono le cover praticamente, e sono queste qua trasparenti, che sono per l'iPhone 6S, se non sbaglio. Sono un po' sottili, però per quello che le ho pagate, cioè 89 centesimi, e vi ho detto tutto, vanno più che bene. E poi ho intenzione di colorarle con o la resina o il Decoden. E poi queste altre che sono viola, che sono per l'iPhone 5. E quindi aspettatevi dei video con le cover. Poi, sempre da AliExpress, mi è arrivato un altro pacchettino, che sono questi sacchetti qua, che sono praticamente quelli che utilizzo per quando vendo le creazioni. Sono molto carini, se faccio magari mercatini o cose del genere, già mi sto preparando. Sono fatti in questo modo. E poi sempre altri sacchettini così, e sono, vabbè, la fantasia cambia, o forse è la stessa, ne ho presi solo due pacchi, e quindi niente, tutto qua. E questi sono, non lo so quanti sono, dovrebbero essere 20, non vorrei sbagliare. Comunque vi metto sempre giù nell'info box tutti i link. Quindi finisce qui il mio video sugli acquisti per questo periodo, perché gli altri acquisti penso arriveranno il mese prossimo, perché ho fatto tanti acquisti da AliExpress e da 8 Season, si chiama il sito, è sempre cinese. E quindi appena mi arriveranno vi farò un altro video acquisti. Quindi niente, vi saluto, vi mando un grosso bacio, e niente, insomma, ciao!